qui è Pierluigi Bardo che vi dà il benvenuto a questa sfida della Championship inglese con me, come sempre, Stefano Nava. Un saluto a tutti. Ci siamo, Pier, sei pronto? La partita sta per cominciare. È tutto pronto per il match tra Crystal Palace e Crawley Town. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Allenatore che sembra prudente, come si evince anche dal modulo, 5-4-1. Potrebbe sembrare un assetto abbastanza rinunciatario, mi incuriosisce però il rombo di centrocampo. Cerca la rete, una parata incredibile. Pallone che finisce in angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ottimo intervento difensivo. Oscar. I padroni di casa vantano il miglior attacco del campionato. Fin qui hanno dato spettacolo da davanti. Vedremo se anche oggi sapranno regalarci dei gol. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Guadagna metri. Bravi qui a bloccare tutto. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. I compagni si fanno vedere. Vediamo se crossa. Palla messa dentro. Bravo qui il difensore che spazza via. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Occhio al corner, va con i pugni il portiere. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Punchen. Vengono da una vittoria nell'ultimo impegno casalingo che avrà dato certamente morale in vista del match di oggi. La vittoria per 2-0 nel match precedente mi ha messo le ali, ma temo non basterà per evitare una sconfitta oggi. Guadagna metri verso l'area. La rimette in mezzo. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto e non ha sbagliato l'impatto col pallone. Praticamente un rigore a porta vuota. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Oscar. Occhio, cerca l'area di rigore. Cross in mezzo. È il tocco di testa. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ripartono in campo aperto. Andrea Almeida. E il pallone se ne va via. Buon pallone filtrante. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Punta l'area. La spazza via. World Pros. Si avvicina all'area. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Punchen. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Crei molte. Williams. Ci sono metri a disposizione. Palla spazzata via. Puncher. World Pros. Palla recuperata, azione interrotta. Palla in prova, in porta,
Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Occhio al suo movimento. Allontanano il pericolo. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Buona la chiusura. Ward-Prowse. C'è campo per la ripartenza. Cerca il cross, nessun problema per il portiere. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Riedewald. Williams. Panchen. Benteke. Si chiude il primo tempo. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Sale Benteke. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Attenzione! Providenziale qui il portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto Pier, pazzesco, incredibile, io l'avevo già vista dentro. Il cross in mezzo di Ward-Prowse. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Il cross in mezzo di Ward-Prowse. Andrea Almeida! Palla alta di poco sulla traversa. Lei è riuscita a schiacciarla a sufficienza per inquadrare la porta, peccato. Era una buona occasione. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è spazio per andare. Ottimo intervento difensivo. Panchen. Wilson Eduardo. Maragna metri. Williams. Maragna metri verso l'area. Oscar. Occhio al tiro, la parata del portiere che dice di no. Wilson Eduardo. Un altro ottimo tocco. Panchen. Punta l'area. Fermano la manovra avversaria. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Sale Benteke. Prova ad andare. Che occasione sprecata. Eh sì, con questo campo gli errori diventano molto più frequenti. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Ci sono metri a disposizione. Buon intervento difensivo. Ah,
La squadra ha deciso di difendersi adesso, un vero e proprio muro davanti alla propria porta. Vedremo se funzionerà. Hanno deciso di passare al caro e vecchio catenaccio all'italiano. Difesa a oltranza, questo è il loro nuovo assetto tattico. Occhio al suo movimento. Palla vagante. Williams. Oscar. Ottima la copertura. Panchen. Pubblico di casa capisce che questo è il momento. Qui si può fare la storia. E allora Williams. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. 600 secondi da giocare ancora. Si avvicina all'area. Buon pallone filtrante. Vediamo se riesce a passare il difensore. Intervento del portiere che tiene ancora in vita questa squadra. Se avessero preso gol qui, sarebbe calato il sipario sul match. Con i pugni allontana. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Apre il gioco. Restituisce bene il pallone. Riconquista palla intercettando. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Tutto fermo, Pier, tutto fermo. Si è alzata la bandierina del guardaline, fuori gioco. Bisogna fare i complimenti all'assistente per questa chiamata, non era affatto facile. C'è spazio per andare. Apre sulla fascia. Faccia l'angolo importante a caccia del pareggio. Occhio al tiro della bandierina. L'uscita del portiere di pugno. Chissà cosa avrà mangiato oggi il potere per essere così insuperabile. Sono tre i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Guadagna metri verso l'area. Oscar. Panchen. Benteke. Lingard. E si chiude qui anche il secondo tempo. Allenatore che sembra prudente.